temporali ne ha fatti nel 2012. Speriamo però che il tempo domani sulla capitale sia clemente per il concertone del 1° maggio, in cui si esibirà anche, tra gli altri, il mitico Caparezza, ma i nomi sono tantissimi, come sempre per questa manifestazione canora e sociale che si svolge tutti gli anni il 1° maggio a Piazza San Giovanni a Roma. After Hours, Alma Megretta, ma ancora Mauro Pagani, Marina Rei, Sul Sound System, Teatro degli Orrori e ancora i Blastema, che ci sono arrivati al concerto del 1° maggio. Pronto, Matteo? Pronto. Ciao. Buonasera. Ben trovato. Benvenuto su Radio Crick Rock, Matteo, in primis. Grazie per averci invitato. Ma figurati, è un piacere anche perché io conosco un pochino il vostro curriculum, diciamo così, insomma, un percorso lungo, un percorso fatto comunque di tante piccole grandi vittorie che poi vi hanno portato, insomma, a ridosso di questo traguardo che è il concerto del 1° maggio, che credo tu sappia meglio di me quanto è poi alla fine prestigioso e emozionante per degli artisti, giusto? Ma io devo dire di sì, nel senso che sono molto emozionato per quello che succederà domani, soprattutto perché dal punto di vista tecnico abbiamo trovato un entourage preparatissimo, per cui abbiamo le condizioni ottimali per poter suonare al meglio e vogliamo esibirci al meglio. Dopodiché, come hai detto tu, speriamo che il tempo sia clemente. A proposito, com'è il tempo a Roma? Guarda, oggi fa caldissimo, è una giornata bellissima, sembra estate, quindi se tutto va bene domani ci saranno 25 gradi. Invece com'è il tempo lì dalle parti di Forlì? Un po' piovoso, ogni tanto c'è un piccolo scroscio di pioggia, però comunque è sempre quasi equatoriale, direi, il clima. Sì, beh, siamo diventati un paese dal clima tropicale praticamente. Sì. Senti, Matteo, allora io voglio presentarti ufficialmente. Tu sei la voce dei Blastema, però insomma la band è composta anche da Alberto, Luca, Daniele e Michele, che ci tengo a salutare, e volevo un pochino ripercorrere con te un po' velocemente, insomma, perché di successi ce ne sono stati tanti. Siete stati finalisti al Team Tour Festival, vincitori di Sanremo Rock, vi siete aggiudicati il primo premio alla finale del Rock for Peace Summer End Festival e ancora nel 2010 avete partecipato all'Heineken Gemin Festival sullo stage di Rock TV in qualità di vincitori del contest. Siete arrivati settimi su 3600 gruppi. Wow! Sì, diciamo che abbiamo fatto un po' di esperienze, abbiamo fatto quello che fanno tutti i gruppi in Italia che cercano di destreggiarsi tra questo panorama un po' desolante, per cui abbiamo partecipato a tutto quello che ci è stato messo davanti e di solito andava sempre molto bene, per cui siamo riusciti un traguardo dopo l'altro a inanellare una serie di risultati positivi fino a che, continuando integri, integerrimi in quello che ci piaceva fare, nel modo in cui ci piace suonare, nel modo in cui ci piace concepire la musica e i suoni, e non è arrivato questo risultato importante, che oltre ad avere il 1° maggio, che è, diciamo, la ciliegina sulla torta, ma la sostanza sta in una produzione, secondo me, di ottimo livello, che è il contratto, diciamo, discografico con Le Nuvole. Con Nuvole Produzioni, quindi con Dori Ghezzi e Luvi De André, che sono arrivate per caso sul nostro cammino, da cosa nasce cosa, e poi si sono dimostrate delle persone veramente avanti, io penso, nel senso che non ho mai trovato nessuno che concepisse la musica come l'hanno concepita loro, e il rispetto dell'artista talmente grande e totale che hanno praticamente detto: fate quello che vi piace, poi ne riparliamo alla fine, no? Perché sono stati comunque come delle mamme, delle figure materne, anzi molto spesso anche tutt'altro che materne, queste sono le donne con le palle. E quindi diciamolo assolutamente, che le persone straordinarie ci hanno consigliato bene, secondo me sta venendo fuori un progetto molto bello che è figlio di una sinergia delle energie di tutti, ecco. Che poi tu dici, no? Vi hanno detto, fate quello che vi piace, così dovrebbe essere, no? Poi alla fine così dovrebbe andare, in teoria, un musicista, una band dovrebbe fare la musica che si sente cucita addosso. Poi però, insomma, io non sei il primo artista con cui tratto argomenti di questo tipo, un periodo di grande crisi per il mercato discografico che è praticamente morto, diciamo un po' così, e quindi le major standardizzano un po' i suoni, i canoni e i personaggi da spingere. Poi alla fine, per fortuna, che c'è ancora chi ci crede, quindi insomma, come può essere, ecco, anche nel vostro caso per quanto riguarda Dori Ghezzi, e quindi ancora c'è comunque la possibilità di riuscire a farcela. Certo, il cammino è comunque lungo, ma tra le altre cose che avete fatto, io ho letto, siete anche stati testimonial praticamente con un videoclip, se ho ben capito, era una campagna antipirateria, giusto?
Sì, più o meno è andata così. In realtà era un videoclip girato ad hoc per l'occasione, quindi in cui noi prestavamo solamente il nostro brano, che era un pezzo THC. Sì. Sì. La campagna sì, della SIA e del MEI. Eh? Una campagna, dicevo, della SIA e del MEI, insomma, che si è presa. MEI insieme in concomitanza per diciamo favorire l'ascolto di musica legale. In sostanza siamo d'accordo anche noi, chiaro che io dico sempre, ragazzi, ma cioè, scaricatevi tutto, poi se vi piace compratevi il disco, dovete mica essere scemi che vi comprate un disco a scatola chiusa. Se il prodotto vale, tanto vale ascoltarselo prima, tanto ormai, voglio dire, il futuro è nel digitale. Io penso che le persone che amano la musica ci tengono ad avere come feticcio l'oggetto, per cui io sono uno di quelli che, ad esempio, prima di comprarmi un disco se lo ascolta, e se poi il disco vale lo compro. Sì, che poi attualmente non c'è nemmeno poi bisogno di scaricarlo illegalmente, no, per sentire YouTube, bravo. Per cui che comunque, cioè, si può ascoltare musica senza pagarla, ma allo stesso tempo nemmeno senza scaricare illegalmente. Senti un'altra cosa invece, Matteo, domani 1° maggio a che ora vi esibirete, già lo sai? Sì, noi abbiamo come fascia oraria quello dalle 3 alle 4, quindi siamo all'interno di questo orario qui. Chiaramente ancora si saprà all'ultimo momento, perché gli orari sono sempre passivi di variazione. Sì, soprattutto sì, in queste grandi manifestazioni. Comunque l'orario di riferimento è quello. Specie è il concertone del 1° maggio, anche perché insomma anche oggi si parla di cast ancora in via di definizione, non è detto che alla fine non sbuchi qualche altro artista. Comunque la console quest'anno, insomma, il line up dell'evento è praticamente tutto italiano, a parte Young the Giant, che sono gli unici ospiti stranieri. Ma ho letto anche, e mi fa piacere dirla insieme a te questa cosa, che comunque ci sarà un omaggio a uno dei film d'animazione più rivoluzionari degli ultimi 60 anni, Yellow Submarine, il lungometraggio animato del 68 con protagonisti i Beatles, perché c'è stata una rimasterizzazione quest'anno di questa pellicola e domani sicuramente verrà proiettata. Per quanto riguarda l'orario, si dice, insomma, la diretta su Rai 3 inizia alle 15:05, quindi più o meno, dai, ci sarete quasi subito. Noi accendiamo e vi vedremo proprio all'inizio del concertone. A meno che non suoniamo dalle 3 alle 3 alle 5, quindi ah no, dai, speriamo no, proprio di no, però nel caso domani qualcuno non ce la faccia a venire o comunque a vedervi, voi siete a Roma anche dopo domani, perché vi esibirete anche al Contestaccio di Testaccio, sì. Che è un locale bravissimo, ma tu conosci meglio di me, bravo, sono migliore di tutti, che è Lello, per cui torniamo a trovarlo, si sta sempre molto bene, è un clima molto conviviale e poi è un posto con delle vibrazioni bellissime, la gente attenta, sempre pieno, voglio dire. È la location ideale comunque per un concerto, comunque il Contestaccio, in quel di Testaccio, che è una zona comunque famosissima, che conoscono anche i turisti, perché comunque è pullula di club e di locali più antichi, diciamo così, più storici di Roma, come l'Alibi e Radio Londra sono lì, Contestaccio è attaccato a Radio Londra, insomma, quindi sono tutti lì. Però Contestaccio è uno dei pochi che dà spazio anche alla musica dal vivo e spesso si creano delle belle sinergie, passano magari degli artisti, fanno delle jam session tutti insieme senza annunciare, ed è un gran bel clima. Conosco e penso che abbiate scelto una gran bella location per il concerto di mercoledì, quindi questo mercoledì 2. Sì, esatto, perché dopo tutto venire a Roma per fare un quarto d'ora, voglio dire, ci lasciamo un po' così alla fame, no? E invece volevamo ancora con l'acquolina in bocca di musica, brava, e quindi abbiamo preso l'occasione al volo e abbiamo deciso di attaccare una data, e quindi il giorno dopo vedrete veramente il blastema all'azione su un concerto di 1:40. Ok, al Contestaccio in via di Monte Testaccio, credo che poi per i romani non devo dare ulteriori indicazioni, tutti sanno come arrivarci. E poi mi raccomando, di corsa di nuovo a chiudervi in studio, perché settembre arriva presto, giusto Matteo? Ma noi, guarda, siamo già avvantaggiati perché siamo più o meno pronti, siamo in via di rifinitura, adesso i tempi che ci separano da qui a settembre sono più che altro tempi dedicati a livello produttivo per far partire il meccanismo diciamo di promozione, ma il nostro disco è quasi bello che fatto, manca giusto l'ultima fase di masterizzazione, ma ci siamo, ecco. Ok, domani voi presenterete il primo singolo estratto dal vostro nuovo album, giusto? Domani si parte col primo singolo, che è Sintami. Sintami, ma l'album ha già un titolo? Sì, io direi che a questo punto è sempre stato, sempre campeggiato sopra la tracklist dell'album in studio, direi che è diventato definitivo e si chiama Lo Stato in cui sono stato.
Lo stato in cui? In cui sono stato. Scusami. Lo stato non c'è problema, immagino che sarete indaffaratissimi, quindi io ti saluto, ti faccio un grande in bocca al lupo non solo a te, insomma a tutta la band. Domani ci saremo a guardarvi assolutamente, quindi salutami vari Alberto, Luca, Daniele e Michele, forza ragazzi, e vi saluto, ti saluto, ci ascoltiamo la vostra canzone credo più famosa, se mi permetti, Pensieri illuminati, che domani ci sarà nella vostra scaletta, spero. Che domani non ci sarà, ma non ci sarà. Al contestaccio ci sarà. Al no, domani se lo faccio nuovo. Ok, me la vengo a sentire mercoledì allora, Pensieri illuminati, allora, perché la adoro. Ok. Ottimo. Matteo, grazie di essere stato su Radio Crick Rock e in bocca al lupo per domani, ti fiamo per voi. Ciao, ciao i Blastema, ciao Matteo, ed eccola qua, Pensieri illuminati arriva su Radio Crick Rock. Pensieri illuminati da poca luce. Nei cuori tutti sanno, nessuno dice. Sopra le mie.